La misteriosa scomparsa di Don Vito Tradia, di Sebastiano Ambra, Newton & Compton Editore, è il protagonista della mia puntata di questa sera, Romanzi in diretta. Andiamo a vedere la seconda di copertina, o meglio, ad ascoltare. L'operazione per catturare il pericoloso latitante Vito Tradia finisce con un buco nell'acqua. I poliziotti, giunti sul posto in cui avrebbero dovuto sorprendere il boss, trovano solo un vecchio lattaio. Di Don Vito nessuna traccia. A Palermo, l'ispettrice Malena Di Giacomo, reduce dalla difficile rottura con la sua ragazza, riceve quella che a prima vista sembra la lettera di un mitomane, ma che si rivela in realtà un guanto di sfida. Qualcuno ha rapito Vito Tradia e ora intima Alena di ritrovarlo entro 24 ore e senza l'aiuto dei colleghi, altrimenti il boss verrà ucciso. L'ispettrice non ha scelta, ma il compito è tutt'altro che semplice. Per arrivare a capire dov'è Don Vito, dovrà infatti risolvere la sequenza di indovinelli escogitata dal rapitore, enigmi che fondono arte e letteratura con la storia e le leggende del capoluogo siciliano. Aiutata dallo psicologo Leonardo Colli, Lena intraprenderà così una pericolosa caccia al tesoro che la condurrà tra i vicoli e i monumenti di una Palermo misteriosa ed esoterica, per giungere a perdifiato all'epilogo di una storia nella quale niente è come sembra. Beh, vi assicuro che in questo romanzo niente è come sembra. Io, come mi piace sempre dire, quando si tratta di gialli preferisco leggere piuttosto che raccontare, perché il rischio di finire a rivelare qualche cosa che è sempre bene evitare di rivelare trattandosi di un giallo, diciamo che mi metto al riparo dal rischio e quindi andremo a leggere un po' di questo romanzo per capire bene di che cosa si tratta. Quello che vi posso dire è che mi sono concentrata soprattutto sull'analisi dei personaggi, perché devo dire che Sebastiano Ambra, a proposito, se qualcuno ha piacere su Messenger di scrivere a Sebastiano Ambra e di dire che siamo qui, non vorrei mai che mi stesse cercando e non mi trovasse, soprattutto se tra loro ci sono, tra di voi ci sono degli amici di Sebastiano, per favore avvisatelo che abbiamo cominciato. Dicevo, mi sono concentrata sui personaggi. C'è un personaggio che ho amato moltissimo da subito, che è proprio l'ispettore Lena Di Giacomo. È una donna non semplicissima. Io mi sono presa degli appunti perché effettivamente è sempre bene essere più chiari possibili. È una donna particolare perché innamorata delle lettere in realtà, perché lei è appassionata di musica, di lettere, di arte e voleva fare il dottorato in storia dell'arte e finisce per fare un concorso in polizia, che peraltro non pensava che avrebbe mai passato, e invece passa questo concorso. Quindi, dal dottorato in storia dell'arte medievale, si ritrova una pistola nella fondina e a fare il poliziotto. È una donna molto spigolosa, riservata, sboccatissima, dice un sacco di parolacce, però stanno bene a questo personaggio. E non ha peli sulla lingua e una cosa interessante che andiamo a leggere, fa outing quasi subito con i colleghi, quindi dichiara la sua omosessualità perché è una donna molto bella, fisicamente notevole e quindi chiaramente i colleghi appena arrivata hanno provato a fare i cascamorchi e devo dire che lei li sistema immediatamente e li rimette al loro posto. È diffidente, ma è molto intelligente e arguta e probabilmente è più sensibile di altri, ma diciamo che questo suo lato più dolce lo riserva esclusivamente alle persone delle quali sente che si può fidare e in effetti non sono molte. Mi ha sorpreso molto il personaggio di Lena Di Giacomo scritta
scritto da un uomo. Devo dire che a me piacciono molto gli autori uomini che si cimentano a raccontare le donne. Mi viene sempre da pensare che magari in casa o fuori ci sia qualcuno che li aiuta un po' diciamo, nella psiche della donna, no? Però devo dire che Sebastiano è entrato da subito. E mi ha fatto appassionare da subito da questo personaggio. Allora, prima di parlare del personaggio di Elena Di Giacomo, io volevo introdurvi proprio con una lettura poco dopo l'incipit, dove, dicevo all'inizio, dal momento che è un romanzo che riguarda Palermo e i personaggi sono palermitani. Con dolcezza, pochissimo, pochissimo, però avevo piacere di dare questo senso con un accento un pochino che ricorda un pochino il palermitano. Minchia, che hai? Che fu? Aspè, Totò fece cenno di attendere qualche istante per recuperare fiato. Aveva fatto di corsa le viuzze fino alla vecchia conceria abbandonata, letteralmente a perdifiato, e adesso si era reso conto di non riuscire a parlare col corpo mingherlino piegato in due per via di un crescente dolore al fianco. Quel perentorio minchia gli era venuto fuori quasi come uno sfiato, con le ultime vocali che erano sembrate un sibilo. Ma aspetta, che cosa? Che successe? Urlò Eugenio Capolillo, detto Quartara, per via della significativa mola che si portava appresso. Totò, che minchia fu! Fece infine sporgendosi in avanti. Il giovane ingoiò tutta l'aria che poté e sputò fuori una frase secca. I sbirri calarono da montagna, di corsa! I sbirri da montagna? Tu i vidisti? Chiese Quartara, issando agilmente d'improvviso i suoi 145 kg dalla sedia di paglia addossata al muro e spostando col ventre, con malcelata noncuranza, il tavolo sul quale a quell'ora faceva con cura i conti per il mandamento. Sì, calarono di corsa. Penso che manco 3 quarti d'ora sono passati. E hai visto poi? Chiese Salvatore Pricocco, meglio conosciuto come Torello, sollevandosi dalla sedia con un'agilità maggiore rispetto a Quartara. Si portava presso un fisico asciutto, Torello, sul quale aveva costruito nel tempo ardite narrazioni in merito a pirotecniche e performance sessuali, tali da fargli affibbiare quel soprannome. Passarono senza rallentare, che quasi mi investivano. Avevano una jeep precisa, sputata quella di Ninni, e fece in tempo a vedere che nel sedile di dietro c'era Don Caloro, disse Totò, passandosi una mano unta di grasso fra i capelli rigorosamente tagliati a scodella, col risultato di colorare la fronte sudata come un soldato nascosto nella foresta. Don Caloro, il lattaro? Sicuro sei? Chiesero in coro gli altri due. Sì! E com'è che dici che la jeep non era quella di Ninni, se era precisa? Chiese Quartara. Sicuro sono! E perché? Perché a Ninni le Bridgestone io gliele montai e quella invece c'aveva gomme cinesi. Minchia, chiama Ninni, disse Torello con gli occhi sgranati. Quartara si guardò intorno cercando il cellulare senza trovarlo. Totò provò a rendersi utile tirando fuori il suo dalla tasca, ma non fece in tempo a dire tieni, porgendoglielo, che l'altro glielo fece letteralmente volare dalle mani. Che minchia fai? Lo ammonì ottenendo un repentino balzo indietro del ragazzo. Questo qua, disse dopo aver afferrato il telefono che aveva finalmente adocchiato su una sedia accanto a lui. La scheda americana c'ha e nessuno lo sente. Se lo portò all'orecchio e fece un eloquente gesto con la mano sotto al mento, alludendo alle salvifiche proprietà delle SIM card panamensi. Passarono un paio di secondi e all'altro capo qualcuno rispose. Problemi ci sono, chiese diretto Quartara e la fronte gli si imperlò di sudore dopo aver incassato una risposta veloce. Sai cosa del pacco? No, dico, tu lo prendesti stamattina? Va bene, tieni il telefono vicino, riattaccò e sollevò leggermente la testa per comunicare un lapidario segno esito negativo. Seguirono una serie di pesantissimi istanti di silenzio. Stiamo calmi, disse Torello. Se l'avevano preso, a quest'ora il telefono c'era suonato a noi. E sicuramente qua dentro adesso non eravamo soli. Certo, se Nini non ne sa niente, Don Caloro se lo sono portato, allora può essere che la cosa è malapigliata. Continuò con le mani dietro la schiena. Totò,
Pigliati il telefono e Talia se ci sono notizie, se parlano di queste cose, concluse indicando il cellulare che aveva fatto volare poco prima. Il ragazzo fece quanto chiesto e nel giro di pochi secondi riuscì a dare una risposta esaustiva. Mi pare che niente c'è. Niente. Va bene, che non ci sono notizie sopra l'internet è cosa buona. Se l'avevano preso, già si sapeva. Poi si rivolse a Quartara. Chiama il dottore. Ecco, allora qui siamo entrati un po' nel vivo, no? Perché arriva Totò di corsa. Ricordiamoci che nella seconda di copertina abbiamo saputo che viene rapito il loro boss, il boss Don Vito Travia. Quindi c'è fermento perché in effetti questo vede i carabinieri che scendono verso il covo dove era nascosto Don Vito Travia e quindi si ha timore che quest'uomo sia stato rapito, no? In effetti quest'uomo è stato rapito, lo leggiamo dalla seconda di copertina, e sarà proprio Malena di Giacomo, o meglio Lena poi detta, a dover scoprire chi effettivamente ha rapito Don Vito Travia. Ma perché proprio lei lo scopriremo durante la puntata. Intanto io leggo qualche commento prima di passare alla seconda lettura che racconta proprio di Lena e il carattere di Lena, perché letto è sicuramente più incisivo che raccontato da me. Allora, vediamo che cosa ci dicono. Zia Mariu, ciao! Lucci Lucci, ciao zia Mariu! Katia scrive, sei tenera quando provi a fare la siciliana? No, dai, sei super! Scrive Federica. Bene, dai, vuol dire che proprio un minimo, un minimo, un minimo ci si è provato. Niente da fare, anche nel dialetto siciliano la tua lettura è musica. Musica allo stato pure, balsamo per le orecchie. Grazie Stefania, grazie mille, grazie mille. Allora, siamo entrati un po', no, nel vivo del racconto, per cui nel vivo del romanzo. Se nel frattempo Sebastiano Ambra è arrivato, per favore si faccia sentire, perché io adesso non posso andarla a cercare, altrimenti cade tutto e non è bello. Non è bello e non sarebbe bello se cadesse tutto. Antonella Grandicelli scrive: Hi Lucy from Ireland. Ah, in Irlanda, la signora. Buon viaggio, buona vacanza e grazie di esserti collegata da laggiù. Chissà che meraviglia. Allora, riprendiamo la nostra lettura e andiamo a scoprire il mio personaggio preferito, che è Lena di Giacomo. In compagnia dei miei inseparabili amici cagnolini che a quest'ora iniziano a impazzire tutti. Forse voi non li sentite, li sento solo io. Lena di Giacomo. Sì, signora, ma lei non può chiamare ogni volta che sente il cane. No, signora, è la quarta volta, me lo ricordo io bene. Sì, l'appartamento di fronte al suo, esatto, sì. Non ci sono mai, sì, certo, mai. E allora facciamo così. Quando vede i ladri che stanno uscendo dalla porta o dalla finestra, lei chiama. No, glielo saluto io, ora è impegnato. Sì, lo so, sua cugina Anna, la figlia di Camillo e Concetta. Certo. L'agente Loporto ripose la cornetta quasi schiacciando l'apparecchio, mentre le labbra lasciavano andare un silenzioso e distensivo. Ma vaffanculo. Passando accanto alla sua postazione, poco dopo l'ingresso del commissariato Reto, Lena Di Giacomo, ispettore da qualche mese, fece un leggero balzo per il rumore provocato dalla fine della telefonata. Lo porto, ma sei incazzato stamattina? Fai piano, per piacere, che c'ho ancora la testa che mi pesa. Stamattina mi ha svegliato un bicchiere rotto, disse con la mano destra davanti al viso, rivolta al gabbiotto dentro il quale l'agente, appena udito l'ammonimento, iniziò a cercare qualcosa fra le scartoffie che aveva davanti. Sì, la testa pesa, Maronna, se pesa! Fece l'altro sottovoce con una marcata inflessione partenopea e un accenno di un sorriso sarcastico, alzando poi il volume un attimo dopo. Un secondo, ispettore, che ho qualcosa qui. Ah, ecco, eccolo qua. Ispettore Malena di Giacomo, Polizia di Stato, Commissariato Palermo Reto, via Roma, eccetera, eccetera. E poi c'è scritto bello grosso, SPM. Oh, non ti mettere a giocare di mattina, lo porto. Che è? Che è SPM? No, dicevo, è arrivata questa ed è indirizzata a lei. SPM significa sue proprie mani, no? Quindi
disse infine la gente con mezzo busto fuori dalla finestrella del gabbiotto e la busta gialla in mano. Ah, questo è per me? Sì, vabbè, ora vediamo. Per adesso. Di Giacomo? Fece una pesante voce mozzandole le parole. Hai visto che ore sono? Lo sai che ore sono, sì? Dottore, sono le 9 e qualcosa. No, Di Giacomo, sono le 9:27, non sono le 9 e qualcosa, sono le 9:27. Lena si limitò ad annuire, rinunciando alla replica. Don Rico in fondo non aveva tutti i torti. Le ultime notti, col pensiero costante a Claudia e a quella serata, erano diventate una cima da scalare e ne usciva fuori stanca, col risultato che presentarsi al lavoro portandosi appresso un aspetto che voleva considerare decente, stava diventando un problema. Già in condizioni normali, tenere a bada i ricci che in genere le arrivavano alle spalle non era semplice, e adesso, legati come erano, dava idea che una massa rossa di capelli volesse esploderle in testa. Nonostante tutto, comunque, l'aspetto continuava a essere fortemente intrigante. Lena rientrava nel novero degli esseri umani interessanti a prescindere. Possessori di quell'indefinito fascino magnetico che mescola pregi e difetti, angoli e curve, luci e ombre. Non si riusciva a coglierne l'esatto colore degli occhi, sebbene fossero grandi, evidenti sul viso, e sebbene avesse la tendenza a sostenere gli sguardi di chiunque le si parasse davanti, anche per pochi istanti. Il nocciola, che a un primo sguardo dava l'idea di essere il tono dominante, si annacquava già alla prima tenua luce, mutando in un verde a volte acceso. E forse era proprio la luce a farsi artefice di quel fascino, variando nelle sue sfumature le ombre sotto le gote dell'ovale del viso e fra le pieghe delle sopracciglia quasi sempre inarcate, a sottolineare uno sguardo che il più delle volte dava l'impressione che fosse pensierosa, se non arrabbiata. Il naso poi, anche se mostrava una forma un po' aquilina per via della curva che lo piegava leggermente verso il basso, rappresentava forse l'elemento più accattivante, presentandosi come una variazione improvvisa sul tema, quel motivo che spinge a distinguere qualcosa che altrimenti potrebbe confondersi con un senso quasi retorico della bellezza. Insomma, Malena di Giacomo aveva fascino ed era un fascino che si faceva per forza notare. Pure a qualche collega, come aveva puntualmente sottolineato Dorrigo, la sua presenza sembrava fosse quasi un fastidio. E al più piccolo pretesto, gli alterchi venivano fuori con la velocità dei proiettili. Non si trattava di mezzo commissariato, certo, ma lì, fra le scrivanie e i faldoni della squadra mobile, sembrava che a qualcuno Lena fosse a tutti gli effetti sgradita. Col carattere spigoloso che mostrava di avere e con la quasi totale assenza di peli sulla lingua, ci aveva messo poco a fare emergere quei contrasti che magari di solito impiegano anni per venire a galla. Uno dei probabili motivi era da rintracciare nei meccanismi che l'avevano fatta approdare alla squadra, senza l'esperienza militare degli altri che erano lì da anni. Sulla scorta delle nuove normative, aveva fatto il concorso dopo aver avuto la certezza che il suo fisico e il suo stato psichico fossero idonei, sostenendolo con poca convinzione subito dopo la laurea e riuscendo a superarlo senza difficoltà. Così, in una quasi trentenne con la passione tanto per la musica quanto per la storia dell'arte, era emerso l'animo da sbirro più che da dottoressa in lettere. E con la piena consapevolezza di questo, era riuscita a mettersi in mostra in un tempo che agli altri era parso irragionevole. Arrivando anche ad approfondire le possibilità che il suo fisico tonico le offriva attraverso corsi di arti marziali, che nel tempo in quell'ambiente erano diventati uno sfogo quasi evidente, con colleghi che a volte facevano le spese di zucchi a mano aperta o calci al limite del lecito senza ricevere scuse. Era abbastanza probabile, però, che nelle possibilità di essere considerata fastidiosa, questo suo impetuoso approdo in polizia sarebbe rimasto a lungo sopito fra i non detti dei luoghi di lavoro. Perché in fondo le invidie o le insinuazioni mantengono bene la loro verve sotto traccia.
Alla base delle antipatie che aveva tirato da subito, in realtà, c'era il chiarimento offerto a chi aveva continuato ad osservarla con attenzioni che scavalcavano gli interessi lavorativi, piantandole gli occhi sul corpo con una noncuranza degna di un anziano di fronte ad un cantiere. Non siete i miei tipi, sì? Aveva detto alla platea di colleghi interessati alle sue curve dopo averli radunati di fronte alla scrivania. Ma pure che fossi stata etero, non mi pare ci sarebbero state speranze, eh? Cioè, vi siete visti? A questo poi aveva aggiunto che avrebbe continuato a venire al lavoro in ogni giorno portandosi addosso la stessa femminilità, la stessa naturalezza nel mostrarla e la stessa determinazione sul lavoro con la quale avrebbe potuto scavalcare chiunque si fosse mostrato seccante. Erano passati quasi 3 anni da quel chiarimento granitico e lei aveva da poco superato le 32 primavere senza mostrare il minimo cedimento nelle risposte alle allusioni o gli attacchi trasversali in punta di lingua. Allora, signore e signori, questa è Lena Di Giacomo, una donna che avete letto, avete ascoltato. È meravigliosa, no? Lei dice subito: non siete i miei tipi, fa capire subito che non è eterosessuale e quindi ce lo dice a pagina 24, anzi in realtà ce lo dice anche già la seconda di copertina perché racconta della rabbia rispetto al fatto che ha appena rotto con la sua ragazza, capirete perché ha rotto con la sua ragazza, non ve lo racconto io. Di fatto però comincia con questa persona che è decisamente nervosa. Nel frattempo rombo di tamburi, anzi rullo di tamburi, è arrivato l'autore Sebastiano Ambra. Ciao Sebastiano, fatti sentire con un messaggino in modo che sappiamo che le persone che sono qui potranno essere, come dire, potranno avere risposta ad eventuali domande che vorranno farti. Allora, stavamo parlando di Lena Di Giacomo. Io ho appena letto. Ho appena letto il personaggio di Lena Di Giacomo e sappiate che questo non è niente rispetto a quello che avverrà, perché lei ha questi scambi prevalentemente con uomini. Non mi risulta che durante il romanzo parli mai con una donna, quindi è sempre lei a gestirsi tra gli uomini che sono presenti nella sua vita lavorativa e quindi sappiamo che fare il poliziotto a volte vuol dire praticamente avere un ristretto tempo per la propria vita privata, no? Non c'è giorno, non c'è notte, se ti vengono comunicate delle emergenze bisogna che ti alzi velocemente anche se sono le 4 di mattina, per cui in effetti questo è. Allora, Lena Di Giacomo, presentata, una bella testolina, Abbiamo detto essere super sboccata, avremo modo di, così mi sfogo questa sera con un po' di parolacce. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po' chi andiamo a conoscere adesso nella lettura 3. Nella lettura 3, che è la prossima, andiamo a conoscere Russo. Russo è il suo collega e possiamo quasi definire amico di Lena. Io vi ho detto prima quanto Lena sia selettiva e in effetti così è, ma non è affatto stupida. E quindi sceglie con cura le persone alle quali dare un pochino più di confidenza. Russo è uno di questi. Avremo la descrizione all'interno del romanzo, quindi non vi voglio raccontare troppo, mi piace, ve l'ho già detto all'inizio, ho piacere di leggere più che altro, perché Sebastiano Ambra racconta così bene i personaggi che vale la pena che l'ascoltiate dalle sue parole. Diciamo che Russo è uno dei pochi con i quali Lena addirittura a volte si lancia a parlare di cose diverse dal lavoro, quindi grande dimostrazione di stima nei confronti di quest'uomo. Allora, io bevo un goccino d'acqua. Sebastiano Ambra dice: presente, io e tutto il carrozzone della misteriosa scomparsa di Don Vito Travia. Molto bene. Se avete domande da fare all'autore, è qui. Caramba, che sorpresa, l'autore è qui! Allora, andiamo a conoscere il personaggio di Russo. Allora, questa lettura è interessante anche perché racconta di questa lettera. Vi ricordate che prima vi ho detto che Loporto dice a Lena:
Hai ricevuto una lettera strettamente personale. Lei dice sì, però alla fine non la considera granché. In più poi si parte il capo e le dice di tutto perché è in ritardo e quindi diciamo che questa lettera per un momento scompare, ma è importantissima. Andiamo a vedere perché. La conversazione parte con Lena che chiede appunto a Russo, già che è qui, di leggere la lettera che ha ricevuto. Fammi un favore, mentre cerco una cosa nel fascicolo, leggimi questa lettera che è arrivata stamattina, disse, passandogli con svogliatezza la busta gialla. Ok, però dice sue proprie mani. Oh, non ti ci mettere pure tu. Dice così, ma io delego le tue mani. Russo, impassibile, soppesò un attimo la busta, poi staccò leggermente un lembo incollato, infilò l'indice sotto la piegatura in alto e l'aprì. Era un tipo calmo, lui, uno di quelli che odiavano gli sprechi di parole, soprattutto quelle non sue. E non solo per la leggera balbuzie che era affiorata in maniera evidente soltanto di recente, ma per l'indole taciturna che lo distingueva fra i colleghi. E lo distingueva più dell'aspetto, il che la diceva lunga, visto che non passava inosservato. Subito dopo l'arrivo alla mobile di Oreto, aveva arrotondato le sue forme in modo parecchio inusuale per un poliziotto giovane come lui, ma era stata una modifica più che giustificata dalle dosi di cortisone che aveva dovuto assumere a causa di un problema alla tiroide rivelatosi più grave del previsto, al punto da innervosirlo fino a marcare quella leggera balbuzie e tirarla fuori quando avvertiva una tensione che avrebbe potuto coinvolgerlo. Amava vestire bene. Ma da quando era stato costretto a modificare le taglie del guardaroba, aveva abbandonato ogni velleità modaiola, riempiendo gli armadi di t-shirt che accompagnava quotidianamente con jeans e giacche dal taglio identico, variabili soltanto nelle gradazioni di grigio o di blu. Queste sfumature, però, che in qualche modo ne facevano un personaggio singolare, a Lena non dispiacevano. Probabilmente perché non si era mescolata la platea di colleghi che aveva dovuto mettere in riga e ogni tanto con lui tirava fuori argomenti che esulavano dal lavoro al punto da dare l'impressione che andassero quasi d'accordo. In quel frangente, comunque, la palpabile irritazione di lei ne aveva accentuato l'aspetto silente. Dopo aver osservato l'esterno di quella busta, Russo tirò fuori un foglio A4 piegato in due. E un attimo dopo si portò sotto gli occhi un testo venuto fuori da una stampante, assumendo al contempo una strana espressione quasi disgustata. Che c'è? Chiese Elena. Puzza. La carta puzza? Non lo so, sembra muffa. È un odore strano. Vabbè, non perdere tempo, va. Devo leggere? E se no, che vuoi fare? Rispose lei mentre prendeva un fascicolo dallo scaffale. Ok, dice: Gentile ispettore Malena di Giacomo, riceve questa lettera per volere non di chi si trova a Vergarla, ma del caso. Mi preme. Di chi si trova a Vergarla? Ma veramente? Dicevo. Mi preme così farle presente sin da subito e non senza una punta d'orgoglio per il ruolo che mi trovo a ricoprire, che deve ritenersi fortunata. Grazie al destino che ha disegnato per noi questa vicenda, gli occhi dell'intera nazione saranno su di lei. Le informazioni che... Gli occhi dell'intera nazione. Mi sa che stamattina è proprio il principio di un'altra bella giornata di merda. Posso continuare? Sì, continuo altri 20 secondi, poi credo che l'archivieremo direttamente qua sotto, dice facendo un cenno con la testa verso il cestino dei rifiuti. Le informazioni che seguono potrebbero portarla al ritrovamento del latitante Vito Antonio Travia. Se... Ok, archiviamo queste informazioni per bene e magari cerchiamo di dare un senso a questa giornata, disse interrompendo definitivamente quella lettura. Russo assunse una leggera espressione di disappunto. Come vuole. Senti, l'hai detto pure tu, no? I mitomani. E questo si aggiunge alla lista. Butta tutto, che se la porto ad Ulrico, quello mi ci manda veramente stamattina. È proprio sicura? Russo, il cestino è là.
Allora, riceve questa lettera e direi che è una lettera piuttosto importante. Infatti, ho deciso che ve la leggerò in toto, per intero, in modo che abbiate ben chiaro di che cosa si tratti. Di fatto, questa è la prima lettera del rapitore che sostanzialmente pare abbia scelto proprio Lena, la quale dovrà trovare attraverso degli indovinelli che abbiamo letto nella seconda di copertina, dovrà trovare il rapito in tempi molto brevi. Andiamo a leggere la lettera e poi ci fermiamo un attimo perché ho visto un po' di persone che ho piacere di salutare. Gentile ispettore Malera di Giacomo, riceve questa lettera per volere non di chi si trova a vergarla, ma del caso. Mi preme così farle presente, sin da subito e non senza una punta di orgoglio per il ruolo che mi trova a ricoprire, che deve ritenersi fortunata. Grazie al destino che ha disegnato per noi questa vicenda, gli occhi dell'intera nazione saranno su di lei. Le informazioni che seguono potrebbero portarla al ritrovamento del latitante Vito Antonio Trabia che, come avrà inteso, al momento si trova fra le mie disposizioni. La sua ubicazione è nota soltanto a me, ma offro a lei la possibilità di venirne a conoscenza perché possa trovarlo e lo Stato possa disporre di lui, da criminale vivente, come meglio ritiene. Se presterà attenzione al testo e rispetterà i tempi stabiliti, lo troverà in salute, immobile e in attesa. Diversamente, se non seguirà nei tempi richiesti il percorso da me tracciato o rifiuterà di prendere in considerazione quanto si trova a leggere, verrà rinvenuto nulla più che un cadavere e i segreti che Trabia cela, adesso noti a me, saranno perduti, poiché sarò io e soltanto io a custodirne senza farne mai parola. Se non avrà trovato lui, allora non troverà neanche me. E tenga questo a mente. Lei sarà l'unica in forza agli apparati statali a poter seguire il percorso. Non disattenda questo se dovesse farlo, la punizione sarà la fine prematura della vita dell'uomo che cercate. Non ho particolari capacità di cui vantarmi, non sono un uomo migliore di altri, ma so quello che faccio e so come farlo. Non sia sciocca quindi. Vito Antonio Trabia l'attende in questa città, dentro un numero semiperfetto. A tempo fino alla mezzanotte di venerdì. Si faccia furba, ci vuole un genio per capire. Mostri il suo valore militare e avrà lodi in abbondanza. Sarà la fede a darle fiducia e i doni degli dèi le parleranno. Allora, ci sono un paio di indovinelli che la nostra Lena dovrà indovinare per poter accedere e cominciare la ricerca del nostro mafiosetto che è stato decisamente rapito. Che cosa ne pensate? Intanto io saluto Mauro Morellini che sta guardando. Ciao, Mauro Morellini è un fantastico editore, ma è soprattutto, io lo dico sempre perché è una cosa che mi ha colpito dal giorno 1, è colui che ha registrato il marchio Extended Book, ovvero l'opportunità di avere degli approfondimenti dopo aver letto un romanzo, credo che sia una cosa meravigliosa. Lui che cosa ha fatto? Ha messo un QR code alla fine di ogni romanzo dove, dal quale poter accedere per avere l'opportunità di guardare degli approfondimenti, possono essere fotografie, possono essere i luoghi dove sono stati girati, dove è stato raccontato il romanzo, possono essere delle presentazioni dell'autore. Quindi questo metodo è stato decisamente notato da altri editori e stanno piano piano arrivando a Canossa. Stanno cominciando anche loro a comprare sostanzialmente questa opportunità. Breve, brevissima digressione necessaria perché quando le persone hanno delle idee geniali è giusto che tutti lo vengano a sapere. Intanto vorrei però avere da Sebastiano Ambra già un piccolo riscontro rispetto a quello che sta ascoltando. Vorrei sapere se gli sta piacendo la puntata, se gli sto piacendo io, o meglio la mia lettura. Quindi Sebastiano, parlaci perché io ho bisogno di interrompere ogni tanto per bere un po', quindi aiutami.
Aspetto, eh. Anche voi però partecipate, forza. Ho messo il bicchiere laggiù. Vi sta piacendo il giallo? Cosa ve ne sembra? È carina l'idea che si debba trovare un Don Vito Trabia, un Don Vito Trabia attraverso degli indovinelli, no? Mi piace assai, mi piace assai. Ti sei perso Sebastiano all'inizio, quando ho provato a parlare un po' palermitano. Quando ti mando su YouTube la puntata, avrai modo di ascoltarmi in siciliano, così, più di così non ho fatto. A me piace molto, la Franci mi dice che le piace molto, io sono molto contenta. Poi, che abbiamo? Che abbiamo? Qualcuno ha delle domande da fare all'autore che è qui con noi? È arrivato, ho visto un cuoricino di Chiara Ferraris, piccola piccola, ma ti ho riconosciuto, sai? Vediamo un po'. Bene, bene. Devo dire che Sebastiano è siciliano proprio, cioè bene, mi piace assai, punto. Non mi chiedere troppo, eh. Ben scritto e ben letto. Grazie Claudio, ben arrivato, mi fa piacere che tu ci sia. Quanti autori stasera, quanti autori? Lena ha un ottimo vestito oggi, quelle sfumature siciliane le stanno bene. Grazie, grazie. Sì, Franci, ci sono delle parti più che in siciliano. Con l'accento siciliano. Adesso io, dal momento che leggo moltissimo Lena, non ho ritenuto di darle per non essere un po', poi diventava un po' pesante e allora ho preferito lasciare a Lena un accento normale. Ogni tanto magari le do un po' di cadenza, ma poco poco. Invece all'inizio c'è stato proprio questo dialogo tra i due, come si chiamano? Scagnozzi? Non so, che temono che sia stato rapito Don Vito Trabia, allora c'è un dialogo dove mi sono lasciata andare a un po' di cadenza siciliana. Allora, direi che possiamo andare avanti. Luce, sempre piacevolissimo ascoltarti. Grazie Bruno, grazie. Allora, andiamo avanti, vediamo che cosa abbiamo la quarta lettura. Ah sì. Quarta lettura. Allora succede questo, che abbiamo visto che all'inizio Elena Di Giacomo non prende molto sul serio questa lettera che riceve, anzi pensa che sia frutto di un mitomane, no? Quando succedono cose, spesso e volentieri, a prescindere dalla ricompensa che possa esserci o meno, diciamo che spesso ci sono questi personaggi che per avere un momento di celebrità, no? Dicono di aver visto cose e di aver fatto altre. Per cui diciamo che lei non prende troppo sul serio inizialmente questa lettera e soprattutto non dà immediato riscontro, no? Non credendoci. E allora che cosa succede? Che il rapitore si innervosisce un po' e trova un altro modo perché desidera essere considerato. Allora vediamo che cosa si inventa. Sì, pronto? Pronto. Con chi parlo? Non mi piace, lo rifaccio. Sì, pronto? Pronto. Con chi parlo? Sono Maria. Pronto. Maria, ciao. Dimmi, perché stai chiamando? Non lo sa. No, Maria, il motivo preciso, preciso, non è che... Amore, maestro. Io per amore chiamo. Come perché? Certo, amore, perfetto. E quando sei nata, Maria? Serafino Impallomeni, noto nell'ambiente televisivo locale e su svariate superfici delle periferie urbane come mago Fifi, assumeva un'aria del tutto informale quando rispondeva alle telefonate dei suoi spettatori devoti.
Certo, qualcuno di loro si stupiva quando lasciava intendere di non aver già previsto il motivo della chiamata, ma con abilità circense il prestigiatore di anime riusciva subito a portare la conversazione all'interno di un ambiente consono, lì nello studio televisivo di Viva Sicilia a Villa Abate. Ma lui quando esce dal carcere, Maria? Chiese il mago dopo aver appreso che l'uomo verso il quale la chiamante provava intenso trasporto si trovava momentaneamente dentro le patrie galere. Tra 2 anni esce. Può essere pure prima, però. Lei non lo vede là? Chiese la donna alludendo alle carte dalle quali il chiaroveggente sembrava trarre preziose informazioni. Io? Eh sì, certo, qua vedo che può essere che un poco prima esce. A luglio, tipo. Luglio? Perfetto, a luglio il matrimonio di Angela c'è. Luglio è perfetto, esultò Maria. Hai visto, Maria? Avanti, dai, che può essere che la cosa si sistema. Come può essere? Perché? Può essere pure che non si sistema? Ma no, Maria, dico, può essere che si sistema prima di quando pensi, va? Ah, va bene, mago, grazie assai. Io sempre la seguo. Può essere che poi richia. Ciao, Maria! L'ultima parola di Maria venne inesorabilmente ghigliottinata dalla regia, che aveva già pronta la 12ª chiamata. Mancava poco meno di mezzanotte, mancava poco meno di un'ora a mezzanotte e la serata si confermava ricca. Pronto? Fece il mago allargando un sorriso ammagliante. Buonasera, rispose una voce dal suono metallico. Buonasera, come ti chiami? Complimenti per la trasmissione. Sì, ma come ti... provò ancora a chiedere il mago. Lei è davvero abile, lo interruppe la voce con tono calmo. Ma c'è una voce strana, c'hai. Non è che sei vicino alla televisione? Vorrei chiederle informazioni in merito a una persona, continuò la voce senza lasciare intendere di dare attenzione alle perplessità del mago. Aspetta un attimo, ti sento poco e male. Con le sue doti formidabili, mago, forse può aiutarmi, disse ancora la voce col medesimo tono. Grazie, caro, però sa dirmi qualcosa di Don Vito? Don Vito? Non lo so, caro, mi dovresti dire qualche altra cosa. Chi è? Tuo zio? Tuo nonno? Sta male? Si è perso? Direi che è stato perso. Aspetta, non ho capito bene e non ho capito manco com'è che ti chiami. Ha capito bene, lo hanno perso. Nessuno sa adesso dove si trovi Don Vito Travia. Don Vito Travia. Ma chi? Quello là. Nel pronunciare l'ultima sillaba, il mago, con gli occhi sgranati, aveva rallentato il movimento della lingua sul palato, perdendo del tutto l'aria da chiaroveggente. Esatto, hai indovinato. D'altronde non poteva essere altrimenti, continuò la voce, lasciando immaginare la lenta apertura di un sorriso. Seguì un attimo di silenzio, che Fifì riempì lanciando uno sguardo allarmato alla regia composta unicamente dal produttore che era anche il cameraman, il centralinista, il proprietario dell'emittente e rivenditore di auto usate. Il regista però gli fece cenno di andare avanti, nonostante gli occhi sgranati dell'altro continuassero a trasmettere l'eloquente messaggio di tranciare la comunicazione. Aveva fiutato un certo ritorno d'immagine per la sua emittente che su quel format e sul telegiornale delle 13 basava praticamente l'intera produzione. E considerando che le cose ultimamente non andavano benissimo, con lo stesso mago che aspettava ancora di ricevere 3 mensilità, decise di lasciare andare avanti la discussione sul boss. Più buio di mezzanotte, si disse, non avrebbe potuto fare. Senti, io direi, balbettò Fifì. Percepisco agitazione nella sua voce, non capisco il motivo. Ho chiamato per sapere se poteva dirmi qualcosa riguardo a Don Vito Travia. Sarà certamente venuto a conoscenza del fatto che 2 giorni fa non sono riusciti ad arrestarlo, non lo hanno trovato. Credo che anche i suoi amici adesso non riescano a trovarlo. Direi che possiamo convenire che lo hanno perduto. Tutti quanti. Guarda, io non è che posso, ho capito. È necessario un appello, allora. Un appello. Vede, mago, esiste la possibilità che Don Vito venga ritrovato. Io vorrei che fosse ritrovato, davvero, e vorrei che a trovarlo fossero le forze dell'ordine.
Detto questo, la voce metallica all'altro capo lasciò che l'etere venisse attraversato da qualche istante di silenzio, durante il quale lo sguardo del mago rimase vitreo, con la bocca leggermente aperta. Ricordava lontanamente un pesce drago, raro esemplare di specie ittica. È per questo che mi sono messo in contatto con loro, riprese la voce con un tono più piatto rispetto a quello precedente. Ho mandato un messaggio cartaceo all'ispettore Malena Di Giacomo, di stanza al commissariato Reto a Palermo, fornendo notizie su Travia. Mi pare che l'ispettore non abbia provato interesse, come invece mi auguravo facesse. Le possibilità di ritrovare Don Vito quindi adesso stanno diminuendo. Proprio quel messaggio chiarisce come il tempo sia determinante. Eh sì, caro, però, provò a intervenire il pesce drago destandosi, non ho finito. Il mio messaggio contiene un elemento che lo classifica come attendibile. Sono certo che di informazioni del genere ne stiano circolando parecchie e credo sia importante che non venga confuso con chi gioca a guardie e ladri. Adesso, però, mi trovo nella sgradevole situazione di amplificare le mie parole perché se il tempo utile dovesse esaurirsi, Don Vito non verrebbe ritrovato in vita e tutte le informazioni che custodisce e che ogni investigatore vorrebbe conoscere passerebbero a me. Diventerei la nuova primula rossa. La primula venne fuori dalla bocca dell'interlocutore in studio in uno strano falsetto, in abbinamento all'incontrollato movimento della mano sinistra sollevata come a fendere l'aria nella speranza di un intervento dell'assai sudato produttore. Silenzio! Fece la voce al telefono secca. Poi, dopo aver concesso una pausa di qualche secondo, concluse. L'ispettore Di Giacomo è un mezzo come un altro perché questa possibilità possa essere raccolta. Mi auguro che le parole che ho inviato non siano state distrutte e possano essere prese in esame. Il tempo di quel messaggio, ispettore, si è appena dilatato. Rimangono poco più di 24 ore. Il rapitore con la voce metallica, che senza megafono era impossibile fare, per cui ho fatto un po' una voce robotica, spero che non abbia dato fastidio, ma dovevo entrare in questa, no, in questa differenza tra il mago, che era decisamente un po' in affanno e soprattutto era un po' agitato, perché effettivamente si sa, no, che insomma, non è che proprio i maghi siano maghi tutti, ci sono anche un po' dei furfanti, no? Possiamo dirlo senza rischiare delle denunce. E quindi c'è questo personaggio che ha deciso e vuole che sia Malena, detta Lena Di Giacomo, ad occuparsi della sparizione di Don Vito Travia. Non avendo sortito effetto la lettera, ha deciso di procedere ad un altro tentativo attraverso la radio. Chissà se questo tentativo va a buon fine, chiaramente io non vi racconto niente a riguardo perché è molto divertente, scusate, ho dato un colpo al cavalletto, è molto divertente andare voi a vedere come e se Malena Di Giacomo, ovviamente, vabbè, dai, diciamolo che Malena Di Giacomo accetterà la sfida a un certo punto, magari non proprio per volere suo, magari perché dall'alto le dicono che deve fare questa cosa. Tra l'altro, ve lo posso rivelare che si procederà perché avrà un compagno che non sarà un collega, ma sarà lo psicologo che abbiamo ascoltato nella seconda di copertina, Leonardo Colli, vi ricordate? Aiutata dallo psicologo Leonardo Colli. Ma prima di andare, che ore si sono fatte? Caspita, ma sono già le 7:30, io dovrei chiudere, ho ancora un sacco di cose da fare. Allora, bando alle ciance, intanto. Oh, bene, intanto abbiamo un riscontro da parte di Sebastiano Ambra. Allora, complimenti per l'interpretazione di Maria, grazie. Ottima la telefonata con Fifì, prestigiatore di anime e temporaneamente pesce drago. Benissimo, mi fa piacere che tu abbia gradito. Allora, ragazzi, il tempo stringissimo, 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 abbiamo una lettura molto lunga da fare. Allora, io spero che non mi lascerete, non mi abbandonerete, in ogni caso poi metterò la puntata su YouTube e quindi se dovete andare a preparare da mangiare vi perdono. Chiedo scusa, mi sono dilungata in un modo incredibile. Allora, c'è da dire però che ho ancora 10 minuti perché ho iniziato realmente a manca 20, manca 18, quindi ho ancora un po' di tempo. Allora, andiamo a scoprire il personaggio di Leonardo Colli. Io mi sono presa due appunti come sempre faccio perché sono una secchiona e questo è il mio super quaderno. Psicologo e
Come spesso accade, chi si occupa della testa e dei sentimenti degli altri, il più delle volte non riesce ad essere altrettanto efficace ed efficiente con gli altri. Siete d'accordo? Amico dai tempi del liceo di D'Arrigo lo va a trovare perché ha problemi con la moglie. Fa un po' di sciocchezze quest'uomo e decide di trascorrere un po' di tempo fuori. Avrà occasione di passare molto tempo con Lena. Appunto perché? Perché D'Arrigo, l'amico, decide di far sì che Lena si porti dietro questa persona per aiutarla nelle indagini, perché effettivamente questi indovinelli sono parecchio difficili. Allora, ricordo che Lena è appassionata d'arte medievale, di storia, di lettere e quindi conosce Palermo e le meraviglie di Palermo a menadito. Infatti io mi sono segnata due curiosità che vi voglio raccontare dopo aver letto il dialogo, perché sono veramente carine. Lui è di Livorno. Comincia Lena e gli chiede: "Leggi questo." "Sicché comanda lei?" chiede lui piccato. "E quando è che avremmo stabilito poi di darci del tu?" "Ancora. Senti, hanno deciso che dobbiamo lavorare assieme e non penso che i formalismi ci possano aiutare." "E questo cos'è?" domandò ancora soppesando il mucchietto di fogli ricevuto. "Qua ci sono vita, morte e miracoli di Don Vito Travia, di cui io so poco e tu niente. E siccome il tempo che abbiamo è quello che è, e al momento io sono impegnata a guidare, puoi leggerlo tu, che poi ti potrebbe pure servire. Sei l'esperto, no?" Il silenzio riempì l'auto per qualche istante e Lena sentì addosso lo sguardo di lui, pesante, molto più del fascicolo che gli aveva dato. "Magari chiedendolo per favore," fece infine Leo. Lena accostò la macchina, sterzando improvvisamente, e spense il motore. "Senti, a quello che ho capito, sei amico di Don Rico, ma noi due non dobbiamo per forza diventare amici. Io preferisco lavorare da sola e lo preferisco ancora di più quando mi mettono appresso un civile. Però ho ricevuto un ordine, quindi cerchiamo di andare d'accordo quel minimo che serve per collaborare. Io," continuò allungando una mano, "mi chiamo Malena Di Giacomo, ho 33 anni, una laurea in lettere e vivo da sola. Fatelo bastare." L'altro rimase immobile. "Che c'è? Vuoi sapere di più? Le lancette corrono, abbiamo tempo fino a mezzanotte e mi pare che non è molto," continuò lei con la mano aperta, sempre rivolta in avanti. Leo fece un sospiro, poi l'afferrò. "Sono Leonardo Colli, psicologo clinico, e questo lo sai già. Che ci fai qua? Come mai Don Rico ha coinvolto proprio te? Ma non hai detto che sta poco tempo? Devo capire come puoi essere utile. Utile veramente. I particolari sulla vita privata li lasciamo per un secondo incontro, ma ci sono cose che è meglio sapere subito. E per inciso, è un periodo di merda, quindi evitiamo le polemiche. Guarda che i periodi di merda girano per tutti, eh. Allora?" chiese Elena fissandolo. Leo restò un attimo in silenzio, poi rispose: "D'accordo, De. Sono a Palermo per un convegno e ieri col tuo commissario ci siamo visti per un saluto. Ci conosciamo da 20 anni io e Luigi, non ci si vede mai. Poi l'hanno chiamato mentre eravamo insieme per questa storiaccia del rapimento e lui l'ha pensato di coinvolgere pure me, visto che è una cosa del genere ha a che fa con la mia specializzazione." "E perché hai deciso di hai accettato di venire con me? In commissariato hai detto che ti pare una cosa interessante e secondo me questa è una cazzata gigantesca. Quindi dimmi perché sei qua." "Scusa, ma saranno ragazzi miei." "Ci sono e allora fattelo bastà, come dici te." "No, non sono cazzi tuoi, sono cazzi di tutti. Sei speciale, sei più bravo degli altri, sai qualcosa di Travia che può servirci, hai avuto a che fare con casi strani come questo?" "Ok, accolto. Io di speciale non c'ho proprio niente. Te poi dovresti sapere che coinvolgere ufficialmente qualcuno con la mia specializzazione in un'operazione così richiederebbe tempo. E dato che il tempo è un problema, Luigi ha pensato di saltare l'ufficialità e la parte burocratica." "Sì, questo lo posso capire. Ma perché hai accettato di venire così su due piedi senza neanche rifletterci? Lo sai che le cose si possono mettere male, no?" Leo rimase in silenzio, poi le mostrò l'orologio al polso. va bene, andiamo. E che cazzo?" disse Elena mettendo in moto. "Ma leggi quel fascicolo e dimmi se ci trovi qualcosa di interessante."
Passò qualche minuto col fruscio delle pagine a fare da sottofondo mentre l'auto tagliava le curve di Palermo. Leo sbadigliò vistosamente. È da parecchio che non dormi? Lasciamo perdere. Sempre con la storia della vita privata? Allora, disse lui con un tono che voleva tagliar corto, è un vecchio boss, l'uno di quelli che è venuto fuori dalle guerre di mafia. Un tipo mingherlino, pare alto poco più di 1,70 m, sposato, ma della vita privata praticamente non si sa nulla. Secondo le dichiarazioni dei primi pentiti, però, sarebbe rimasto legato al vecchio codice mafioso, quelle cose dell'onore, del rispetto, le donne, la famiglia, eccetera, eccetera. Scusa, ma puoi essere un po' meno vago? Senti, qui non dice mica dov'è che lo possiamo trovare, eh? Ci sono scritte solo alcune cose sulla sua vita, sulle condanne che ha avuto. Dice pure che è stato in Germania per farsi operare problemi ai reni, mi pare. Niente di certo, comunque. Più che altro ci si sofferma sull'aspetto del campo mafia, che dice che era legato al vecchio codice, al contrabbando di sigarette, ai fiumi di droga degli anni Ottanta, cose così. Tutto qua. Poco altro. Pare che questo suo modo di fare il capo non piaccia a tutti e che faccia abbastanza fatica a tenere le famiglie. Ecco. Questo è già più interessante, anche se non è che siano mai andati d'amore d'accordo, eh? Oh beh, stando a quel che dice qua, deve guardarsi un solo dalle guardie, dico. No, dai, stai fornendo suggerimenti utili alle indagini. Veramente? Te sei sempre così acida al mattino. E tu sei uno che se la prende facilmente? Guarda che devo pure portare a te in giro, eh? E poi, ma dove stiamo andando? Chiese ancora lui. Siamo saliti in macchina e giriamo a caso? No, siamo saliti in macchina per iniziare come si deve. Tu non hai fame? Leo la guardava con gli occhi sbarrati. Guarda che se salto la colazione divento parecchio nervosa e ragiono male, ma sale il mal di testa, considera che il mal di testa ce l'ho già, pensa se peggiorasse. Ma scusa, eh. Te t'hai fatto tutte quelle storie sul tempo sprecato e adesso vai a far colazione. Non è che voglio andare al bar. Ho bisogno di mangiare qualcosa perché so che altrimenti fra un po' sarò molto meno piacevole e soprattutto non sarò di grande aiuto. E siccome lavoro così, si fa così. Punto. A me te mi sembri tutta matta. Ok? Tu se vuoi resta pure in macchina, io sarò veloce. Lena parcheggiò e scese dall'auto, dirigendosi verso il bar tabacchi da Enzo. Dopo qualche passo si voltò, notando che Leo non l'aveva seguita. Tornò indietro e aprì la portiera. E dai, che cazzo! Dicevo per dire, guarda che oggi non sarà facile, penso che questo sarà l'unico momento che ci potremo prendere, quindi, se fossi in te, scenderei. Leo scese e si incamminò verso il locale, senza dire una parola. Lena, silenziosa pure lei, lo seguì. Quando fu quasi davanti al bancone del bar, poi fece un cenno in direzione della macchina del caffè espresso. Dentro era già un via vai di avventori fra esperti di lotterie istantanee, fumatori con la fretta del primo mattino addosso e una variegata umanità dedita a commentare il meteo, lo sport e più recenti vicende cittadine. Tu che prendi? Chiese a Leo. Un cornetto, rispose lui con aria quasi stizzita. E prendo pure un caffè, forte. Bene, per me è il solito, Mimì, fece il barista. Non siamo lontani dal commissariato, vero? Chiese Leo. Perché questa domanda? Hai fatto un sacco di curve, ma non mi pare che ci siamo mossi molto. Abiti qua vicino? Non avevamo detto niente vita privata? Oppure vuoi psicanalizzarmi? Via, non mi pare che qui stiamo lavorando, no? E poi un minimo di dialogo, in ogni caso, male non fa. Ad esempio, te sei da tanto in polizia. Così, mi piaceva. Così. È una risposta un po' vaga, sai. Mio padre era poliziotto, alla fine questo mondo mi ha risucchiata. Beh, non è che uno è costretto a fare quello che fa il padre. Ti hai detto che hai fatto lettere e non mi pare che sia proprio la laurea che ti porta in polizia. No, disse quasi infastidita. Nessuno ti costringe, certo. Anzi, è stata una scelta mia, una scelta abbastanza ponderata. Certo, una laurea in giurisprudenza forse sarebbe stata più adatta, ma io con giurisprudenza non ci sarei andata d'accordo, anche se poi in qualche modo ci ho dovuto fare i conti. Ho fatto lettere perché mi sono sempre piaciute le storie, i poemi francesi, i punti siciliani, ad esempio, ma pure la storia vera e propria, eh. I fatti, dico, la storia di Palermo, per dire, è una meraviglia. La storia di Palermo, le fece eco, sollevando un sopracciglio. Sì,
Che c'hai contro Palermo? È una città pazzesca. Mi sono specializzata in storia dell'arte medievale e con tutti i corsi che ho dato posso dire di essere abbastanza qualificata per tapparti la bocca se hai qualcosa da ridire su Palermo. No, non c'ho nulla contro Palermo, anzi. Anzi, cosa? Palermo non è cosa per quelli come te, guarda. Quelli come me? E che c'entrano quelli come me? Come tu pensi che sarai, scusa? Quelli come te, un po' freddi. Mi sembri uno dei posti piccoli, dico, più riservati, magari. Una città come Palermo, a uno come te, se lo mangia in mezza giornata. Ah, ecco, sicché te sei una che giudica facilmente. No, è solo che mi sembri imbronciato, mi sembri uno che parla poco. Però, se ti sciogliessi un poco, Palermo ti potrebbe pure fare bene. È piena di vita, di memorie, di storie, di leggende. Non mi conosci da neanche un'ora. E poi guarda che pure Livorno. Provò a rispondere Leo, interrotto però dal suono del suo cellulare. Infilò una mano in tasca destra dell'impermeabile e tirò fuori il telefono, gettando gli occhi sul display. Rimase qualche secondo a guardarlo, quasi ipnotizzato. Tutto ok? Chiese Elena. Sì, rispose distrattamente. Poi decise di far scorrere verso la destra dello schermo il nome Clara e rispose. Lena lo osservò mutare espressione. Quella paura che l'aveva improvvisamente investito sparì con la stessa rapidità con cui era apparsa. No, Matteo, non devi prendere il telefono della mamma. Rimetti il cellulare a posto, dai. Ok, fra poco torno. Dai, Matteo, posa. Leo rimase un attimo in silenzio, poi portò il telefono davanti agli occhi. La chiamata era finita. Wow! Allora, non abbiamo tempo. Possiamo dire che i due si aiuteranno in un certo qual modo, quantomeno collaboreranno. Lei è abbastanza, come vedete, è abbastanza secca e severa, ma non posso esimermi da raccontarvi queste due curiosità di Palermo. Lena dice: Sai che significa Viva Palermo e Santa Rosalia? Chiese Lena una volta che entrambi furono in auto. No, non lo so, preferirei che mi spiegassi senza troppi giri di parole. Ok, ogni anno a luglio, durante i festeggiamenti per Santa Rosalia, quando la statua che viene portata in giro per la città arriva ai quattro canti, la gente urla: Viva Palermo e Santa Rosalia! E in questo caso la squadra di calcio non c'entra niente, non ti seguo mica. Santa Rosalia è la protettrice della città, ma non è l'unica. Secondo la tradizione, qui c'è un altro protettore, un protettore che non ha a che fare con la religione cristiana, ma che nei giorni della festa spunta lo stesso. Non è che sono in tanti a saperlo, ma Palermo, spiegò lei disegnando un paio di virgolette in aria, è il nome di quest'altro protettore, che è più conosciuto però come genio. Sicché, stai dicendo che il genio della lettera è questo protettore, questa specie di nume tutelare? Ecco, bravo, un nume tutelare, disse Elena facendo schioccare le dita. E allora, tutto qua? Tutto qua, perché io non voglio andare avanti, ovviamente non è tutto qua. Un'altra curiosità? Sempre Elena e Leo. Lena, ecco, sappi che hai appena violato il più meraviglioso angolo della Terra. Il selciato sotto i piedi produceva un rumore quasi costante, sottolineando i passi di Lena e Leo, rapidi nel tagliare i viali geometrici di Villa Giulia. Erano entrati dall'ingresso di Via Lincoln. Addirittura, il più meraviglioso. Vallo a dire a Goethe. Vallo a dire a Goethe. È lui che ha scritto questo di Villa Giulia. Veniva a leggerci Omero qua. Quindi a Villa Giulia a Palermo, Goethe andava a leggere Omero. E mi è sembrata una cosa bella da raccontarvi, da dirvi. Allora, signore e signori, siamo alla fine. Mi piacerebbe leggere qualche vostro commento. Federica Di Folco scrive: Adoro Lena. Intanto avete avuto modo di sentire anche un minimissimo accento toscano che ho voluto dare a Leo. Allora. Qua direi che siamo fermi con i commenti. Elisabetta Viorani mi manda un cuore. Ciao Eli, altra autrice molto molto brava. Il coniglio, virgola, partigiano, romanzo assolutamente da leggere. Una scrittura molto diretta e intriga. Bruno Volpi, hai ragione, mi piace molto, mi è piaciuto moltissimo. C'è un altro personaggio che vi leggo, ma non arrivo fin dove volevo arrivare, arrivo prima, che è Mimì.
Mimì è un bellissimo personaggio e mi piace molto cosa ha voluto dire tra le righe Sebastiano Ambra. Mimì stava per affiliarsi alla mafia. Lena lo aiuta, gli trova un lavoro e lo rimette in riga. Anche lui, come Russo, può considerarsi un amico, anzi addirittura Lena con lui si confida anche su Claudia, quindi direi che è la persona alla quale Lena decide di raccontare anche la sua vita privata. Quindi il messaggio che a volte qualcuno che magari parte in linea diretta per andare, per finire in una cattiva strada e viene redento da un ispettore di polizia, secondo me è un bel messaggio. Tanto voi non parlate, e allora io leggo. È l'ultima lettura, sto per finire in un ritardo fotonico. Lena. Allora, il ragazzo della colazione al bar, te lo ricordi? Sì, certo. Beh, non è solo uno che prepara caffè, nel senso, è solo uno che prepara caffè, ma non per me. Mimì era un ladro. Uno come tanti che rubava per campare e stavano per pungerlo, però sulla strada ha trovato a me e converrai che può essere una cosa spiacevole. Pungerlo. E che vuol dire pungerlo? Stavano per affiliarlo nella mafia. Si dice così perché per entrare bisogna fare il rito della punciuta. Sai quella cosa del sangue, del fuoco, del giuramento, il rituale per entrare? Ok, ho capito, vai avanti. Mimì è uno sveglio, sapeva che per campare non gli sarebbero bastati piccoli furti o piccole truffe e aveva deciso di sfruttare le conoscenze del mandamento locale per farsi presentare e riuscire a entrare. Quindi lei è un mafioso? No, e non mi interrompere più. Un po' di tempo fa, in un momento in cui aveva bisogno di soldi e chiaramente non lavorava, ha provato a truffare Enzo, il proprietario del bar dove abbiamo fatto colazione. Si è fatto ricaricare una carta prepagata e con la scusa di prendere i contanti lasciati in macchina è sparito, lasciandoli sul banco un documento che aveva rubato a qualche povero Cristo. Ah, così l'hanno denunciato e tu l'hai preso. Ho detto di non interrompermi. Allora, dalla descrizione di Enzo e dalle immagini delle telecamere ho capito chi era, anche se non lo conoscevo personalmente. Zoppicava un poco e l'ho pescato quasi subito, perciò non si è fatto tanti problemi a dirmi che era stato lui spiegandomi che per campare rubava. Difatti zoppicava perché qualche giorno avanti, per non farsi prendere dopo aver tentato un furto in un appartamento, si era buttato dal balcone. E l'hai portato davanti al giudice? No, l'ho portato in giro, ci ho parlato, non mi era sembrato uno stupido, non completamente almeno, perciò gli ho offerto la possibilità di tirarsi fuori da quella situazione senza farsi troppo male. Cioè, l'ho riportato da Enzo. I soldi che doveva restituire chiaramente non ce l'aveva, la carta che aveva ricaricato non era sua, a lui gli avrebbero dato una miseria per quella truffa e quindi abbiamo stabilito che l'avrebbe ripagato col lavoro. Enzo, che è un'ottima persona, aveva bisogno di qualcuno, visto che il vecchio banconista l'aveva appena lasciato, e Mimì non poteva rifiutare. La cosa importante, però, è che aveva capito che questa era un'occasione. Ed è finita così? Chiede Leo. Leggetelo e lo scoprirete. Una maratona di lettura, direi. La misteriosa scomparsa di Don Vito Trabia. Credo che vi siate resi conto che questo romanzo mi è piaciuto moltissimo. Ho voluto leggere il più possibile, e Sebastiano Ambra dice: la storia di Mimì, come altre storie, ha la sua buona dose di realtà. Credimi, Sebastiano, che da quanto hai scritto e da come l'hai scritto era assolutamente evidente questa cosa. Quindi ti ringrazio perché comunque avere l'opportunità di parlare anche di questi argomenti e quindi di far sapere che si può uscire dalla delinquenza, si può uscire da un momento difficile grazie al sostegno di alcune persone che magari lì per lì possono sembrare le persone più distanti dall'aiuto, invece non è proprio così. Allora, signori, siamo arrivati veramente tardi, siamo arrivati tardi, abbiamo fatto veramente tardi. Io vi ringrazio tantissimo per la serata. Concludo La misteriosa scomparsa di Don Vito Trabia di Sebastiano Ambra, Newton Compton Editore. Voilà, ho appena fatto la chiusa per YouTube e quindi vi abbraccio, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo presto. Al momento non ho romanzi da romanzarvi in diretta, ma perché siamo addirittura d'arrivo con le ferie, quindi sicuramente
Sicuramente a settembre avremo modo di discutere di altro. Io ringrazio voi. Sebastiano Ambra scrive grazie, grazie pure di aver fatto tardi. Voglio bene a tutti assai. Quindi questo siciliano meraviglioso che compare è bellissimo. Grazie, grazie per seguirmi sempre così tanti. Un bacio e a presto.